Azione! La pace ha regnato nei cinque mondi, o forse sei, per generazioni. Ora abbiamo 12.000 tesori, o forse 14.000. Che mi dici di quel tizio, Nesty Nork? So che ha trovato un incantesimo in grado di trasformare le gemme in guerrieri. Risponderò io. Nesty Nork è una creatura semplice. Semplice? È stato confinato in un mondo lontano e non minaccia il regno dei draghi. Che cosa dice? Inoltre, è davvero brutto. Brutto? È troppo! Sembra che ci sia bisogno di me. Grazie per avermi salvato, Spyro. Libera 10 draghi nel mondo degli artigiani e poi trova l'aeronauta. Ti porterà nel mondo successivo. E Nesty Nork? È a lui che sto dando la caccia. Devi prima trovare i draghi. Non posso dirti altro. Nesty Nork, lo arrostirò. Raffredda i bollenti spiriti, Spyro. Hai ancora molto da imparare prima. Sai cosa fa quella libellula che ti segue? Si chiama Sparks ed è qui per aiutarti e proteggerti. Tienila d'occhio e capirai cosa intendo. Spyro, premi due volte salto per planare e non avere paura. Paura? E di cosa? Tipo di cadere dalla vetta di una montagna o precipitare su ghiacciai preistorici. Oh, quello.
Mitico! Fallo di nuovo! Il boss degli artigiani si trova dietro un portale nella bocca del drago, ma non sei ancora pronto, Spyro. Completa prima una delle altre terre degli artigiani. Osserva la libellula, Spyro. Cambia colore in base alla sua potenza. Quando mangia farfalle è forte, come me. Certo. Amico mio, posso darti un consiglio sulle planate? Puoi giurarci! Per planare più a lungo, premi salto mentre sei nel punto più alto della tua traiettoria. Per scendere in picchiata, premi azione!
che avrai liberato tutti i draghi, dovrai attraversare questa specie di vortice. Ti riporterà dritto dritto nel mondo degli artigiani. Ma prima lascia che ti racconti una storia. No, grazie. Ci vediamo. Quando liberi un drago o sali su una delle loro piattaforme, stai salvando i tuoi progressi. Potrebbe tornarti utile se sei nei guai, ma tu non ti metterai mai nei guai, vero? Sapere un segreto? Se vuoi ingrandire la scena e guardarti intorno, usa azione. Oh, il tuo segreto è al sicuro con me.
sei tu. Non ero sicuro che saresti riuscito a sfuggire a quelle fastidiose creaturine. Un consiglio: la loro corazza di metallo è resistente al fuoco, ma con una carica puoi liberartene facilmente. Puoi caricare i nemici grandi come questo Nork con la clava, ma puoi sconfiggermi con una rapida fiammata. Benvenuto a Borgo Antico, Spyro! Esplora l'area planando fino a quella zona con i tori. Coraggio, guardati un po' intorno! Grazie, Spyro. Avevo un prurito insopportabile alla punta dell'ala. Lo sapevi che puoi planare più a lungo premendo salto quando sei nel punto più alto della tua traiettoria? Tizio vestito di blu a girarsi nei paraggi è un ladro! Ha rubato un uovo di drago! Devi trovarlo e riprenderti l'uovo! Corri, corri! Io sono un po' a corto di fiato!
Grazie per avermi liberato, Spyro. Puoi verificare i tuoi progressi in qualsiasi momento accedendo alla guida dal menu pausa. Nestinork ha affidato il controllo del mondo degli artigiani a uno dei suoi più subdoli scagnozzi. Non vedo l'ora di affrontarlo. Sento già odore di arrosto. Sii prudente, Spyro. Tosto ha molti assi nella manica. Vedo che ti sei dato da fare a salvare draghi, mio caro Spyro. Se vuoi, ora puoi raggiungere il mondo dei pacificatori. Sei pronto a partire?